Bergamasco è il protagonista. Bergamasco, chi li meschina i miei parole, arricchisce d'armonia. D'armonia che in questo argomento il cuore e l'ingegno l'ispirano e la cara e inestinguibile rimembranza d'una patria illustre che adora. Una riscrittura in chiave moderna del capolavoro Torquato Tasso, melodramma in tre atti, musicato da Gaetano Donizetti, sul libretto di Jacopo Ferretti. Tasso Evergreen. Sento già il freddo dei vostri polpastrelli in cerca di foto, video. Il progetto realizzato, grazie ai finanziamenti del Piano Triennale delle Arti, vede il lavoro congiunto di tre istituti della nostra città. Il Liceo Scientifico Lussana, che si è occupato della riscrittura del libretto. L'opera è stata resa moderna dalle ragazze proprio perché è stata scritta da tre ragazze della ex seconda re, che adesso sono in quarta, quindi sono cresciute. Le ragazze leggeranno il loro testo, abbiamo studiato proprio, come dire, la recitazione. Non riesco a vedere la verità, anche se si trova proprio sotto il suo naso. Il liceo musicale Secco Suardo, che ha curato la parte musicale. Ci sarà una grande interazione tra diciamo, le parti recitate e invece le parti musicali. E l'Istituto di Istruzione Superiore Cagnana, che ha prodotto gli abiti per le attrici e le scenografie. E di creare poi successivamente dei particolari dell'abbigliamento legati strettamente alla storia del costume del periodo appunto rinascimentale barocco in modo molto creativo e stravagante, modernizzandolo ovviamente. Questo è un progetto molto complesso, dall'idea iniziale di realizzare esclusivamente la promozione dell'evento, quindi la locandina, i post per i social network, da parte dei ragazzi è partita l'iniziativa di produrre le scenografie digitali. A voi intanto, cortesi amici, gli estremi suoi melodrammatici lavori raccomanda il vostro egro e vecchio amico.